buonasera e grazie per essere venuti alla presentazione del libro di Gerardo Rinaldoni, Vibenna, una saga, sì, una saga etrusca, edito da Vietti. Francamente io conosco poco, ma che sono profondamente convinto di voler approfondire, perché più leggo alcune cose più mi rendo conto di quanto la tradizione etrusca sia uno dei termini, uno dei cardini fondamentali della nostra cultura e della nostra tradizione spirituale. Noi ci facciamo in qualche modo la grandezza di Roma, ma Roma non esisterebbe, non sarebbe esistita così come ha potuto svilupparsi, se non avesse avuto delle radici che da un lato affondano senz'altro nel mondo greco e nella cultura classica, alla Grecia classica, ma dall'altro sono debitrici a quello che ha portato Pitagora, è una sapienza di cui diremo qualche cosa, e dall'altro sono debitrici allo stesso modo, forse anche di più, dell'elemento etrusco, della cultura etrusca. La settimana scorsa Feo, parlando degli etruschi da buon conoscitore, ci ha ribadito quello che gli accademici in genere sostengono quasi univocamente, e cioè che gli etruschi sono originari come popolazione della Fenicia. E che sarebbero arrivati qua grazie alle loro abilissime capacità marinare sull'onda del commercio, ma portatori poi della ricerca di porti commerciali, di scambi commerciali, ma portatori anche di grandi conoscenze tecnologiche legate alla capacità di lavorare i metalli, di lavorare molte materie prime, massimamente le terrecotte e tutti i lavori al forno, e una grande abilità in genere di lavorare la materia. La serata era dedicata in particolare alle conoscenze astronomiche degli etruschi, per cui non sarebbe stato il caso di eccepire che non tutti gli autori sono d'accordo, concordano sul fatto dell'origine fenicia degli etruschi, in qualche modo greca, anche se più vicina alla costa anatolica, degli etruschi e della tradizione etrusca. Dionigi d'Alicarnasso, nelle sue Antichità romane, fa presente che esistono due tradizioni, una che sostiene che gli etruschi sarebbero venuti in Italia dalle coste della Fenicia e sarebbero in tutto e per tutto dei fenici, e quindi come ceppo greco, anche se è un greco orientale, mentre l'autore Mirsilo, che giustamente Dionigi d'Alicarnasso cita e in qualche modo sposa la sua tesi, sostiene che sì,
Gli Etruschi sarebbero venuti dalla Fenicia, ma il loro ceppo etnico non sarebbe fenicio e non sarebbe greco, ma sarebbe italico, perché si sarebbe trattato di un viaggio di andata e ritorno. Gli Etruschi sarebbero una schiatta, un'etnia prettamente italica, che per ragioni forse legate alle pressioni dei popoli europei, forse legate a dei momenti di carestia, a dei momenti di necessità, forse legate a delle volontà oracolari e quindi di natura divina, sarebbero migrati dall'Italia sulle coste anatoliche, sulla costa della Fenicia, e dalla Fenicia ritornati in Italia, ma come ceppo etnico, si tratterebbe di una matrice prettamente italica che ha dato luogo a numerose primavere sacre, il Ver Sacrum, da cui il nome con cui sono a volte indicate dagli studiosi, perché gli studiosi usano come sinonimo i termini etruschi, tirreni, e nel caso di etruschi e tirreni, nel caso dei tirreni anche pelasgi. Quindi noi troviamo negli antichi testi indicato indifferentemente questa etnia, come pelasgi, come tirreni, come gli etruschi. Ora, la tradizione accademica vuole che i pelasgi in qualche modo siano di origine indoeuropea e provengano dalla Grecia orientale. Viceversa, l'etimologia più probabile del termine pelasgi, che a volte si trova scritto anche pelargi, viene da pelargoi, e pelargoi sono le cicogne. È un termine che al plurale in greco indica le cicogne, ma le cicogne in quanto uccelli migratori, e quindi indicherebbe anche quello che esiste ancora oggi, la migrazione per lavoro o per qualunque altro motivo. La cicogna sverna, va a svernare lontano e poi torna. Quindi le primavere sacre dettate dagli oracoli avrebbero dato luogo a questo fenomeno, un ceppo, un'etnia italica che si reca verso l'Oriente e poi dall'Oriente ritorna. Se è vero questo, e vi sono numerosi indizi che sosterrebbero questa tesi, la cosa sarebbe oltremodo interessante, perché uno dei culti oracolari e dei misteri dell'antichità più antichi, più famosi, che è quello dei Cabiri di Samotracia, potrebbe non essere greco come origine e come fondamento, ma potrebbe essere un culto prettamente italico. E potrebbe esserci una parentela molto più stretta di quanto ordinariamente non si pensi fra gli dei penati etruschi e i Cabiri di Samotracia. Se fosse così, ma ripeto, vi sono numerose prove a sostegno, vorrebbe dire che molti degli elementi più sacri della cultura classica avrebbero un'origine italiana. Quando dico italica, non mi riferisco necessariamente ad una questione di tipo razziale, ma ad una questione legata forse, prima ancora che al sangue, al territorio. Che Roma sia stata una delle più grandi civiltà, non vi è ombra di dubbio, da cui l'attribuzione quasi mitica di Roma Caput Mundi, che lo sia tuttora a causa della sede pontificia, non vi è ombra di dubbio, ma se ci chiediamo il perché un villaggio di pastori esplode e conquista mezzo mondo, nel senso letterale del termine, per capirci, ma come cultura senz'altro, non possiamo non pensare quello straordinario fenomeno naturale che è il Parco del Circeo, che nasce laddove un tempo esisteva il più grande vulcano del nostro pianeta, il
cratere del Circeo. Il termine Circeo viene da circulum, circolo, ed indica il bordo del vulcano. Questo per dire che cosa? Che probabilmente la zona del Latium, dove secondo gli antichi avrebbero albergato divinità prispine, primitive come Giano e come Saturno, sarebbe una terra sacra di per sé, perché l'attività magnetica che il più grande vulcano della Terra, di cui oggi ci restano solo i confini del vecchio cratere, che è, ti ripeto, il più grande vulcano della Terra, non può non averla, non può non aver influito, per una questione di geomagnetismo. Così come non è un caso che gli Etruschi, tornando in Italia, scelgano le regioni di cui si parlava nell'incontro scorso, che sono quelle regioni della Toscana, che in qualche modo, Feo parlava del fiume Fiore, eccetera, eccetera, stanno attorno al comprensorio del Monte Amiata. Ma il Monte Amiata non è mica acqua fresca, è l'unica zona in Italia, e per quanto ne so io, per una vasta parte dell'Europa, ricca, praticamente sotto è piena di cinabro, che è solfuro di mercurio, e nella tradizione alchemica, non solo cinese, ma anche occidentale, il solfuro di mercurio ha delle qualità straordinarie, assolutamente mercuriali, perché androgeniche, nel senso che lo zolfo è un elemento prettamente solare, mentre il mercurio è un elemento prettamente lunare, insieme creano una sorta di androgenia che certamente conferisce a quel luogo un geomagnetismo particolarissimo. Lo stesso dicasi per il Vesuvio a Napoli, per l'Etna in Sicilia. Sono zone magneticamente assolutamente particolari, che qualcuno ha voluto chiamare chakra della Terra. Quindi non sarebbe così inverosimile che gli antichi dei, che hanno dato origine alle nostre stirpi prima del cristianesimo, avessero voluto abitare lì, il che è come dire che abitando lì hanno animato quelle popolazioni, e in qualche modo, secondo una dottrina spirituale, da questo verrebbe la loro grandezza. Quindi, se accettiamo questi presupposti, dobbiamo pensare che quella della nascita della civiltà etrusca in Italia non sia un fenomeno senza radici, ma in realtà sia una rinascita che non ci viene dall'esterno, ma è la rinascita di qualcosa di autoctono e di molto importante. Le prove di tutto questo, se di prove si può parlare, visto che Gerardo Lonardoni fa l'avvocato, il civilista fa l'avvocato, prove è un termine che possiamo usare. Parliamo di indizi. Gli indizi dell'importanza della tradizione etrusca è che ancora nel primo secolo d.C. l'imperatore Claudio sostiene che la ruspicina, cioè l'etrusca disciplina legata alla pratica non solo della divinazione ma anche della celebrazione dei riti sacri, è la scienza più antica d'Italia, cioè della matrice italiana e della tradizione italiana. Come se tutto questo non bastasse, a rimarcare l'importanza della tradizione etrusca, alcuni autori sostengono, ma vedremo anche qui numerosi indizi a sostegno della tesi, alcuni autori antichi sostengono che un'altra delle radici che abbiamo citato prima della civiltà romana latina, e quindi la tradizione pitagorica, sarebbe in qualche modo anch'essa riconducibile alla civiltà etrusca e alla cultura etrusca, per la semplice ragione che, come dice Porfirio nella biografia di Pitagora che ha scritto, Mnesarco, il padre di Pitagora, sarebbe di origini etrusche e sarebbe proveniente dall'Italia, e per la precisione, secondo Porfirio, fu uno dei tirreni che si recò prima a Lemno e poi a Samo per ragioni commerciali. E a Samo sarebbe nato Pitagora,
ma figlio di genitori italiani e di padre italiano e per la precisione etrusco, quindi intriso fin dalla culla di questa tradizione. Diogene Laerzio è ancora più perentorio e più preciso di Porfirio e sostiene letteralmente che Pitagora era un tirreno, ma tirreno, abbiamo visto, vuol dire letteralmente un etrusco. Lo stesso discorso fa Clemente Alessandrino, che letteralmente dice Pitagora era un etrusco, e fa questa affermazione negli Stromata, uno dei testi più importanti che ci ha lasciato. Questa tradizione è sempre sopravvissuta in Italia, questa tradizione di Pitagora etrusco è sempre sopravvissuta in Italia. Evola, quando commenta i versi d'oro di Pitagora, la raccoglie e sostiene anche lui questa tesi di Pitagora Italia, di un Pitagora Italia. Dico che è sempre esistita, perché non si passa senza soluzione di continuità da Clemente Alessandrino, Diogene Laerzio, Porfirio a Evola, quindi sarebbe un salto di quasi 2000 anni, ma anche Tommaso d'Aquino, quindi siamo in pieno Medioevo, sostiene esattamente l'italicità di Pitagora, sostenendo che la Samnio, cui sarebbe nata, non sarebbe un'isola greca, ma la Samnio, una cittadina della Calabria. E la stessa tradizione sopravvive e arriva a noi attraverso una massoneria di ramo egiziano, di cui fece parte un personaggio notevole che studia la storia di questi movimenti, che fu Domenico Angherà, un frate estremamente colto, esperto di matematica, di diritto e di tradizione religiosa. Domenico Angherà sostiene letteralmente che Pitagora era italiano di stirpe e di padre etrusco. Quindi è una tradizione che non si è mai spenta, la riprende e la enuclea in maniera ancora più chiara Dante Gabriele Rossetti, e arriverà poi fino ai giorni nostri. Come se tutto questo non bastasse, alcuni autori sostengono che anche Numa Pompilio, benché fosse sabino e per la precisione di Curi, in realtà abbia fatto una riforma religiosa estremamente improntata alla tradizione etrusca, e sarebbe stato un altro degli elementi che ha contribuito a fare la grandezza di Roma, grazie ad un tipo di conoscenze che Numa Pompilio, benché sabino, apprende nelle scuole e nei centri di istruzione degli etruschi, il più famoso del quale probabilmente si trovava a Roma sul Monte Cenio. Tutto questo arriva fino ai giorni nostri, se così mi posso esprimere, ma insomma parliamo dei primi del Novecento, il secolo scorso, dove una tradizione spirituale molto importante, anche se non famosa per una dei lavori, che risale ad Amedeo Rocco Armentano, esponente della tradizione italica e pitagorica, sostiene assolutamente non solo l'italicità di Pitagora, ma anche il fatto che fosse di tradizione spirituale assolutamente etrusca. Questo, se tutta questa serie di le notizie sono vere, ma se sono vere i retroscena che evocano, ci conforterebbe nel ritenere straordinaria l'importanza della tradizione etrusca per la nostra tradizione spirituale. Non solo per la grandezza di Roma, che in qualche modo non c'è più, perlomeno non c'è più l'impero, non c'è più la religione, ma per la nostra, per le radici della nostra anima, se è vero come è vero, che nell'inconscio collettivo di Giuliano Memoria questi germi della nostra stirpe sono sempre presenti, e in qualche modo in quello che Jung chiama il processo di individuazione devono a un certo punto venire rievocati.
e l'incontro con la cultura etrusca è forse una delle tappe fondamentali di chi voglia compiere questo viaggio ritroso. Per questo cedo volentieri la parola a Gerardo, che ci parlerà del suo saggio romanzo. Grazie, buonasera a tutti. Quello che ha detto adesso Lori Solmi è sulla stessa linea di quello che ci disse Giovanni Feo una settimana fa, qui in questa sala, cioè che gli etruschi, in un certo qual modo, sono sempre vivi tra noi, non sono la loro civiltà si è estinta, ma la loro cultura è sopravvissuta fino a noi. Giovanni Feo ha fatto un discorso che adesso mi rilascio e che spiega anche perché ho deciso di scrivere questo romanzo. Feo ci diceva che ha verificato la presenza nelle zone etrusche dove lui abita, cioè intorno a Pitigliano, nel sud della Toscana, nella Maremma Toscana, vicino all'Afri, di allineamenti etruschi, cioè di templi, di montagne, in parte anche artificiali, di strumenti per il culto, che erano disposti con un allineamento che serviva sostanzialmente a scopi puntuali collegati all'astronomia, cioè al sorgere, al tramontare del sole, al suo moto, agli equinozi e al solstizio. E ci dice una cosa molto interessante Giovanni Feo, cioè che questi allineamenti sono proseguiti nel corso di millenni come propinamenti cristiani. Ci sono delle chiese che sono ancora disposte secondo questo reticolo. Questo significa quello che poco fa appunto dicevo, cioè che la cultura degli etruschi non si è mai in realtà estinta, ma in formato di sé, soprattutto Roma, che adesso è debitrice praticamente di tutto. E poi attraverso i secoli si è prolungata fino a quasi noi. Vi fornirò anche un interessante esempio di questo. E questa tradizione fu messa apparentemente nell'oblio in epoca cristiana, perché gli etruschi erano famosi in tutto il mondo antico come i sacerdoti. Gli etruschi erano un popolo di divinatori, erano un popolo che conosceva certe leggi del mondo che noi oggi chiamiamo forse occulte, ma che per ora molto reali. In base a queste leggi agivano e informavano la civiltà. Quando Roma si cristianizzò, la prima cosa che fecero la religione fu sopprimere ogni possibile ricordo di questa antica religione, perché la religione etrusca era appunto era l'essenza stessa del paganesimo nella sua forma più elevata. Però, come dicevo, molto in realtà di queste antiche religioni sono sopravvissute. Feo ha citato questi allineamenti che proseguono in piena epoca cristiana, cioè in epoca cristiana, nel pieno Medioevo, si costruivano ancora chiese allineate secondo queste griglie che secondo gli etruschi erano sacre, perché erano griglie disposte sul terreno in corrispondenza con la posizione dei tasti. E ci ha raccontato di festività, di sacre che tuttora si celebrano in certe zone etrusche, di cui anch'io avevo nozione, che sono chiaramente una direttissima affiliazione antichi riti. Si deve quindi supporre che anche nella cristianizzazione molte popolazioni che erano state più intensamente collegate a questa antica cultura hanno cristianizzato in apparenza e in superficie le loro tradizioni, ma hanno mantenuto la sostanza di esse. E qui vi faccio un riferimento che ha citato appunto anche Giovanni Feo, che è molto interessante. Feo ha nominato Charles Leland. Charles Godfrey Leland era un americano molto particolare, nacque nel 1824 a Filadelfia e morì nel 1903 a Firenze. Gli ultimi 20 anni circa della sua vita li trascorse in Romagna, e specialmente li trascorse nella cosiddetta Romagna Toscana. La Romagna Toscana è quella zona che si estende da Stroccaro Terme verso Firenze, appunto il confine della Toscana. È chiamata Romagna Toscana perché fino agli anni 20 del secolo scorso era amministrativamente retta da Firenze. Fu Mussolini che trasferì quelle zone sotto il
strane creature che loro chiamano folletti, che però erano gli antichi dei etruschi sopravvissuti nel corso dei millenni, questo nel 1885, tanto che lui, Lennon, scriveva che questi romagnoli, anzi vi leggo proprio l'incipit del suo libro, c'è nel nord Italia una zona montagnosa conosciuta come la Romagna Toscana, i cui abitanti parlano con la grezza il dialetto bolognese. Questi romagnoli sono evidentemente una razza molto antica e pare abbiano preservato tradizioni e usi quasi mutanti da quei tempi incredibilmente antico. E lei ci scrive che questi romagnoli culinari conoscevano, tra virgolette, un grande folletto di nome Tigna, in cui lei avvisò la superiorità degli etruschi Tigna, corrispondente a Romano Giove. Questi abitanti culinari invocavano i loro raccolti il grande folletto Tigna, che ha caratteristiche analoghe al Tigna degli etruschi Giove Romani. Pregavano uno spirito protettore di ladri e mercanti, che si chiamavano Teramò, e nel cui nome lei avvisò l'omofonia col dio etrusco Turns, in latino Mercurio, dio appunto di ladri e di mercanti. Uno spirito nome Abel, il più bello di tutti, amante della musica, in cui poté facilmente riconoscere Apollo, e la splendida fata Turanna, spirito degli amanti, corrispondente alla buscatura, a sua volta omologa della romana Venere, e così via. L'informatore di Lennon era una giovane dell'uomo che si chiamava Maddalena, ma il cui vero nome, secondo gli studiosi, era Margherita Zaleni. Questa signora gli spiegava che in questa terra era sopravvissuta un'antica religione, la principale divinità era Aradia. Lui dice, forse una forma del nome antico Erodiade, invece Giovanni Feo scrive nel suo libro che ha presentato questa settimana che era probabilmente una forma del nome etrusco Aradia, che si ritrova nelle unici eraldi etrusche. Lei stesso affermò che già ai suoi tempi questa antica religione culinare romana praticamente sparendo e che, tornando a visitare le stesse zone a distanza di qualche anno, si accorgeva che coloro che ancora sapevano di questi antichi folletti, chiamiamoli così, stavano sempre più tra le facce. Lennon scrisse sulle tradizioni romagnole due libri, due bei volumi, che si trovano su internet, ovviamente in lingua originale. E uno si intitola Aradia o Il Vangelo delle Streghe, l'altro si intitola Sopravvivenze etrusco-romane. Questi testi, lo dico così per concludere questo breve accenno, sono diventati una specie di vangelo effettivo della New Age americana. Tanto che nel 50-60 ci furono diversi cultori americani che si ispirarono apertamente a questi libri e entrarono in questo modo nella cultura, diciamo, della cultura della Wicca e della New Age. Questo serve semplicemente a introdurre brevemente il tema principale del libro, vivendo una saga etrusca, perché queste sopravvivenze, come ho detto, etrusche, sono state più numerose di quanto noi probabilmente non siamo disposti a credere. E nella nostra cultura attuale c'è ancora molto degli antichi etruschi. Gli etruschi furono i maestri romani nell'architettura, l'arco, appunto, furono i maestri romani nell'idraulica, le uova sono insuperate, furono maestri insuperabili della gioielleria, tuttora i gioielli etruschi sono considerati qualcosa di inarrivabile. Soprattutto furono i maestri dei romani nella divinazione, tanto che ancora in epoca pienamente imperiale, quando i romani credevano ai sopra, credevano ai semi, ai prodigi che apparivano nel cielo, che apparivano in qualche modo, non so, un vitello che nasceva una colorazione strana e naturale, che era un prodigio degli dei. Allora, quando accadevano queste cose, ritenendo che fossero un segno che gli dei mandavano per preavvertire di qualcosa che stava per accadere, interpellavano gli indovini etruschi, che ritenevano assolutamente insuperabili. Questo è anche il motivo, come accennavo anche prima, per cui la cristianizzazione si accanì particolarmente contro
sopravviventi, diciamo, le antiche, che era visto come il portato supremo dell'antica religione. Comunque, io questo romanzo, diciamo che ho cominciato a pensare a questo romanzo nel 1990, perché l'essere un bel librone di Arnaldo Modigliano, che fu uno dei massimi studiosi accademici del mondo antico. Questo libro è Roma Arcaica, 500 pagine di un certo impatto. Di quei 500 pagine, che adesso chiude con molto interesse, una rimase particolarmente impressa, che era la pagina Momigliano narrava la saga dei ribelli. Questa l'ho chiamata una saga etrusca perché è una vera saga etrusca. Una saga cos'è? Saga è una parola che significa una epopea in prosa, cioè un'Iliade, un'Eneide, un'epica, però in prosa anziché in verso. Saga è parola germanica, se noi pensiamo al tedesco sagen, che vuol dire dire, o se pensiamo all'inglese tu sei, capiamo già di monologica. La saga è un racconto di idee di eroi. Quello di meglio è una vera saga etrusca che gli etruschi consideravano la saga nazionale come i greci di Iliade. Però, a differenza di Iliade, questa saga è scomparsa. È scomparsa perché gli etruschi, stranamente, non hanno difeso la loro cultura contro l'assorbimento da parte di Roma, come hanno fatto invece i greci. I greci sono sempre molto orgogliosi di loro. La loro epica, tanto che anzi Grecia capita fu un vittore ceco, cioè la Grecia conquistata dai Romani conquistò a sua volta culturalmente Roma. Già nel secondo secolo avanti Cristo Roma era culturalmente greca. Invece gli etruschi stranamente si lasciano completamente assorbire, tanto che già nel secondo secolo dopo Cristo scompaiono le ultime tracce della loro lingua anche dalle epigrafi funerali, che sono generalmente l'ultimo resto della lingua che sta scomparendo. E anche questa saga fu dimenticata, e per dimenticare questa saga c'era un motivo ulteriore dal punto di vista romano molto valido, cioè questa saga etrusca rivelava un fatto che ormai non piaceva per niente, cioè il fatto che Roma, la Roma delle origini, la Roma della monarchia, fu militarmente, se non conquistata, quantomeno occupata dagli etruschi, cosa che ormai era sempre negato risolutamente, tanto che tutti erano così alla scuola, forse il re etrusco di Chiusi, che assedia Roma, un giovane romano di nome Muzio cerca di ucciderlo travestendosi, perché questo Muzio è romano ma di origine etrusca, parla come gli etruschi, quindi si può facilmente intrufolare fra loro. Riesce questo Muzio a uscire da Roma e entrare nel campo etrusco, vuole uccidere Porsenna, riesce ad avvicinarsi ma sbaglia e uccide al posto di Porsenna il suo scriba. Muzio viene catturato e, rendendosi conto che ha fallito e che in questo modo, in certo modo, avrebbe condannato Roma, per autopunirsi, brucia la sua mano destra su una fiamma, tanto che dopo diventa mancino, che è diventato scemo, a un certo punto mancino. Però Porsenna, ammirato il suo coraggio, c'è la tradizione romana, lo lascia libero e ritira da sé. Ora, i romani hanno sempre negato quello che noi sappiamo essere vero. Gli ultimi re di Roma che erano etruschi, cioè Tarquinio Prisco, Servio Tullio, protagonista dei Romani, e Tarquinio Superbio, che erano etruschi. Però i Romani nascondevano, diciamo così, questa realtà di un'occupazione militare con una curiosa stratagemma, sostenendo che Tarquinio Prisco, il primo dei tre, era un immigrato etrusco, il quale si era tornato romano e aveva conseguito il cursus honorum fino alla massima magistratura. E questo probabilmente non era l'assoluta verità. E la saga di Vivenna, appunto, adesso le parole di Vivenna, spiega tutto questo. Chi erano Vivenna? Vivenna erano due principi, secondo la tradizione, i principi etruschi esiliati dalla città di Vulci. Vulci è un'importante metropoli nell'Alto Lazio, quello delle rovine nomi, e che fu naturalmente assorbita da Roma e scomparve anche dalla memoria degli uomini. Ma Vulci è una città molto importante. Vivenna era due principi esiliati da Vulci, Aulus Vivenna e Celius Vivenna.
conosciamo neanche il nome, solo il soprannome, Max Tarn. Max Tarn è una parola etrusca, etimologicamente affine al latino magister, stato il comandante degli eserciti, Max Tarn significa il generale. I due viventi accolsero questo schiavo, lo resero un generale, gli affidarono il comando del loro esercito, e la testa di questo esercito Max Tarn entrò a Roma. E qui i romani ammettono i fatti. Infatti Max Tarn cambia il suo nome e diventa Servio Tullio, il sesto re di Roma. I romani e gli etruschi hanno quindi due tradizioni diverse su Max Tarn, che è il personaggio principale della saga, anche se la saga è trattata di Vivenna, perché Vivenna furono sempre protettori, furono coloro che presso gli etruschi diventarono gli eroi nazionali, però il protagonista in effetti è Max Tarn. Max Tarn è un personaggio misterioso di questa saga, perché ci sono due tradizioni sul suo conto, una romana e una etrusca. Quella etrusca mette a risalto il fatto che fu un condottiero che occupò militarmente Roma. Quella romana mette in risalto il fatto che lui era nato a Roma, quindi era diciamo un romano, e si entra a dire divenne re di Roma e con grande beneficio dello Stato governò per molti anni la città di terra. Noi di questo di Max Tarn, della saga dei Vivenna, che cosa ci è rimasto? Come ho detto, la saga è scomparsa, non è rimasto nulla, non c'è nulla di paragonabile a Vivenna, se non alcune tracce di questa saga sono riemerse fortunosamente negli scavi archeologici. È come se noi di un libro come questo avessimo tre o quattro pagine di stanziate fra loro e da questo cerca di capire cosa è successo. Quali sono le fonti che noi abbiamo di questa saga? Ve lo dico subito, incentemente in fondo al romanzo ho aggiunto un capitoletto intitolato Antefatto successivo, è un ossimoro. In questo antefatto successivo, reso comunque in forma narrativa, un professore universitario moderno spiega ai suoi alunni questa saga e la spiega non come ho fatto io in forma romanzata, ma illustrando tutte le fonti storiche, archeologiche, iconografiche su cui io stesso mi sono basato per il costruire la saga. Queste fonti sono essenzialmente tre. La prima fonte, la più importante, risale all'imperatore Claudio, che Loris ci ha citato poco fa. L'imperatore Claudio nel primo secolo d.C. pronunciò un importante discorso al Senato di Roma. Perché pronunciò questo discorso? Perché si doveva decidere se attribuire o no la cittadinanza romana ai provinciali della Gallia, cioè sono stati conquistati da Cesare un secolo prima. Che facciamo? Li lasciamo sempre dei colonizzati, oppure decidiamo di ammetterli nel nome dei civis romani? Cosa facciamo? E chiaramente, come sempre, c'erano due tendenze opposte. Il Senato, che era molto conservatore, probabilmente tirava più dalla parte di negare, cioè, che invece Claudio, con la dire larghezza di vedute, dice no, dobbiamo concederla, perché Roma ha sempre avuto nel suo passato dei grandi uomini che venivano da fuori e che hanno reso grande la città. E cito proprio l'esempio dei Vivenna di Max Tarn. E pronuncia quindi questo discorso al Senato di Roma per spiegare ai senatori che è bene concedere, perché lo stesso fecero i Romani con Max Tarn. Ecco il discorso dell'imperatore Claudio, che è molto breve. Si trova sulla tavola bronzea, è chiamata tavola di Lione perché fu scoperta nel 1527 nella città di Lione, in Francia. Ecco il testo della tavola. Servio Tullio, è l'imperatore Claudio che parla, che se non seguiamo le nostre fonti, nacque dalla schiava Ocresta, da Roma, dalla schiava di Lione. Ma se invece seguiamo quelle etrusche, fu l'amico più fedele di Cesius Vivenna e compagni di tutte le sue vicende. Quindi, dopo aver subito mutamenti di fortuna, con tutto ciò che restava l'esercito di Cedius, abbandonò l'Etruria e occupò il monte Cedio, che da allora si chiama così. Quindi cambiò il suo nome, che in cui si chiamava Max Tarn, in quello che ho detto, cioè Servio Tullio, e ottenne il regno con il più grande beneficio dello Stato. Servio Tullio fu il più grande re di Roma, ancora più grande di Roma, fu il vero fondatore della potenza romana. Ecco, quindi Servio Tullio, e Claudio dice pochissime cose, come vedete, di questa saga. Dice che
Secondo la romana, Servio Tullio nacque a Roma, era figlio da schiavo, quindi era schiavo lui stesso, ma era comunque un romano, seppure schiavo. Invece, secondo gli etruschi, era un condottiero al servizio di Vibella, era l'amico più fedele di Celso di Vibella. Dopo la morte di Celso di Vibella, entrò in Roma con il suo esercito, l'esercito di Vibella, e in onore del suo antico comandante, rinominò un colle di Roma Celio, che si chiama Colle di Celio. Anticamente, ci informa Tacito, quel colle era chiamato Quercullulanus, cioè il colle del Querci. Dopo la conquista militare di Roma da parte di Max Tanne e Vibella, divenne il colle Celio. E questa è la prima fonte, il discorso imperatore Claudio. La seconda fonte sono gli affreschi trovati nella tomba François di Luci, in questa città di origine di Vibella. C'è una bellissima tomba che, quando fu scoperta nel 1856 dall'archeologo Alessandro François, l'aveva preso, era piena di affreschi. Questi affreschi riproducevano sul lato della tomba episodi di Eliade, sull'altro lato episodi sacri di Rimella, che ci fa capire appunto che per gli etruschi questa è la loro saga nazionale, come per i greci di Eliade. Purtroppo l'episodio che ci questa tomba François è un episodio molto importante sicuramente, ma che dobbiamo collocare in un contesto, perché non abbiamo gli episodi precedenti. È un episodio in cui si vedono quattro uomini che soccorrono, uccisi da altrettanti etruschi, di cui conosciamo anche il nome. Gli etruschi sono Aulus Vibella, fratello Celio, sono i protagonisti della storia. Marcio Camillus, probabilmente un romano etrusco, cioè Marcus Camillus. Un certo Rasce, un soprannome, vuol dire l'etrusco, e l'altro Ultes. Questi quattro uomini uccidono altrettanti nemici che sono identificati con il loro nome e il loro polionimico, cioè la provenienza. Gli uccisi provengono da Vesna, che non era un lieto, provengono da Sveama, che non era Sovana, da Roma, e l'ultimo viene la città identificata Pusnax, che nel romanzo identifica con Fesima, cioè Roma. E questo episodio cosa ci dice? Questi quattro uomini vengono uccisi da quattro etruschi, ma sullo sfondo l'elemento principale dell'affresco è Max Tarna che libera, tagliando le fune che lo legano, Celius Vibella, e tiene sotto braccio un'altra spada che è pronto a dare al suo sodale appena avrà liberato. Quindi qui dobbiamo ricostruire cosa è successo. Evidentemente Celso di Bella è stato catturato, Celso è il comandante adesso di Bella, è stato catturato dai nemici che erano legati in prigionato. Max Tarna va a liberarlo assieme agli amici, lo libera e gli restituisce il comando dell'esercito. Ora, nell'antichità l'amicizia fra Max Tarna e Celso di Bella era famosa, Max Tarna era chiamato Sodalis Fidelissimus, cioè amico della più assoluta fedeltà. Perché questo? Perché se Celius era prigioniero e Celius era il comandante dell'esercito e Max Tarna era il suo generale a seconda, evidentemente se Max Tarna si chiederà assumendo il comando dell'esercito, era lui il numero uno. Invece vediamo da questo affresco che lui va a liberare il suo amico. Organizza una spedizione, libera il suo amico, uccide i suoi catturatori e restituisce il comando dell'esercito a Celius Vibella. Poi Celius muore, ci informa Claudio, non giunge a Roma, e Max Tarna, in onore del suo comandante, ribattezza il colle con il nome di Celius. Celius Vibella aveva un fratello, Aulus Vibella, ovviamente in romano si parla anche di lui. Stranamente sembra che Max Tarna e Aulus non fossero affatto amici, anzi, gli antichi autori fanno alcuni riferimenti molto, come dire, molto aperti. In un riferimento addirittura si legge che probabilmente Aulus Vibella fu ucciso una volta giunto a Roma per Max Tarna. Questo è quello che dice un autore cristiano, no, del legge. Quello che si sa è questo, che Aulus Vibella e Celius Vibella divennero degli eroi degli etruschi, molto rapidamente. Max Tarna, con nome di Servio Tullio, divenne un re e un eroe di Roma. I Vibella rimasero a lungo degli etruschi degli eroi. Perché? Perché hanno conquistato Roma. Siccome Roma nel corso dei secoli conquistò a sua volta l'Etruria, nel momento in cui l'Etruria si trovava praticamente tra le pugne del martello e doveva raccogliere le sue forze per combattere,
lo specchio etrusco è chiamato lo specchio di Bolsena, perché si trovava a Bolsena, ma adesso si trova a tutti i Susini di Rota. Questo specchio etrusco è uno specchio istoriato e mostra uno strano episodio della saga dei viventi. Lo sappiamo perché nello specchio sono riprodotti, oltre ai personaggi, anche i loro nomi. I personaggi erano Aulus e Celius Viventa. Poi ci sono più personaggi che sono due giovani, anzi un giovane e un bambino, che si trovano al centro dell'immagine. Il personaggio al centro dell'immagine più importante è un giovane indovino, poi vi spiego perché lo chiamo indovino, vestito come un pastore, ha una lira, sta suonando, è un atteggiamento estatico, accanto c'è un bambino, Artile, sono i loro nomi, sono specchi. Il bambino sta scrivendo, sta mettendo a cerata, quello che gli detta l'indovino, che si chiama i fratelli di Vibenna circondano la scena, i lati dello specchio, stanno estraendo la spada, cosa molto strana perché tanto Capo quanto altri sono completamente disarmati, poi sono, si vede che sono come stanze, come persi in qualche qualcosa di soprannaturale. La spiegazione probabilmente è in un ultimo personaggio che si trova sopra la roccia, ai cui piedi si trova Capo. Questo personaggio è una testa di fauno, vediamo solo la testa, non vediamo il corpo, capiamo che è un fauno perché ha le orecchie da fauno, come le orecchie di la spiegazione probabile di questa strana scena, che di cui non conosciamo nulla se non la scena, è che il fauno era una specie di divinità minore del bosco che stava dettando delle profezie di vaticini a Campo, che era appunto un indovino, un musico indovino perché era la lira, e questo indovino stava dettando a sua volta ad Artile che scriveva queste profezie. E cosa fanno i Vibenna che li stanno circondando? Vogliono farsi rivelare queste profezie. Dobbiamo ricordare che Max Tarna era uno schiavo, è molto difficile che uno schiavo possa diventare re, molto difficile, è difficile che diventi anche un uomo libero, ma uno schiavo specialmente. Quindi se noi consideriamo che gli Etruschi erano un popolo famoso per i loro divinatori, è molto probabile che circolassero tradizioni già molto antiche, che dicevano che l'avvento di Max Tarna come re etrusco di Roma era stato predetto dai profeti. Quindi la scena ci riporta a questo episodio, a questo probabile episodio della saga in cui i Vibenna cerca di impadronirsi fisicamente di Capu per farsi rivelare queste profezie che il Dio, il semidio, gli sta dettando e che riguarda la strada. Queste sono le tre fonti, diciamo, che noi abbiamo che ho compulsato, che sono quelle uniche, per ricostruire questa saga. Questi tre episodi, io avvalendo chiaramente la mia fantasia, ma anche cercando di seguire una logica, ho ricreato la saga, soprattutto cercando di ricreare un mondo spirituale e mitico degli Etruschi, perché quello era il loro aspetto fondamentale. Divinazione, cosa significa etimologicamente? Significa comportarsi come gli dèi, cercare di seguire l'insegnamento. Così erano gli Etruschi. Era un popolo famoso per questa loro scienza divinatoria, che infatti si trasmise ininterrottamente nel corso dei secoli, tanto che ancora alla fine del 1400 c'erano a Firenze, Medicea, delle persone che guardavano i fulmini, ma appunto c'erano gli antichi Etruschi, per riconoscere i segni, diciamo i segni degli avvenimenti futuri, perché secondo la scienza augurale etrusca, il cielo era diviso in 16 settori e a seconda dove cadeva il fulmine questo indicava un certo significato. Questo quindi la cosa secondo me più importante nella ricostruzione di questa saga è proprio dare questo senso particolare del destino che avevano gli Etruschi. Un'antica profezia molto famosa degli Etruschi diceva che il nome Etrusco sarebbe durato 10 secoli. Il nome Etrusco era il termine che gli Etruschi stessi usavano per disegnare la civiltà. E in effetti durano 10 secoli. Se noi facciamo i calcoli, vediamo che dal primo solo la città Etrusca, si scorre intorno al 1000 a.C. fino alla sua sparizione, trascorrono appunto 10 secoli, quindi apparentemente la loro profezia si è corretta. Comunque, al di là di questi aspetti della civiltà degli Etruschi, ecco, la cosa secondo me
bella di questa saga, gli elementi diciamo, che mi hanno colpito sono questi. Il tema sul tema dell'amicizia, questo mi ha colpito molto. L'imperatore Claudio, nel suo discorso al Senato, afferma testualmente che Max Tarna fu per Cinci ben assodato fidelissimo, collaboratore e amico della più assoluta fedeltà, il compagno in ogni vicenda della sua vita. E poi c'è questo intersecarsi di vicende umane e di eventi che appartengono a un mondo parallelo, quello chiamato il superumano del divino. Noi vediamo appunto questo capo, questo personaggio che è intento a dettare profezie. Ecco, questa cosa ci riporta subito ad ambito delle lirne medie, di ogni altra epopea antica. Questo diciamo, questa linea di frontiera fra il mondo del mito e il mondo della realtà, che per loro non erano cose separate come sono per noi, erano le cose che si toccavano a vicenda. E infine, secondo me, una cosa molto interessante è la storicità degli eventi narrati, perché nelle grandi linee questi eventi erano reali. Tanto che noi sappiamo positivamente della esistenza fisica, per esempio, di Aulus Gabenna. Di Aulus Gabenna in posteriore un calice. Questo calice fu scoperto nel 1918 nel santuario Cortonaccio a Reggio, poco lontano. È un calice che riporta il nome Aulus Gabenna, inciso sopra. E siccome nei santuari la uso allora come oggi, offrire degli ex voto, offrire degli oggetti per grazia ricevuta, questo calice appartiene poi sicuramente a Aulus Gabenna, fu consegnato. E quindi sì, poi sicuramente appartenne a lui. E quindi sono un po' come trovare a Troia sottoterra l'arancia con il nome di Achille sulla punta, una cosa sicuramente straordinaria. Poi c'è l'ultima cosa che vi dico, e ho concluso, ed è che secondo la tradizione romana, Max Tarna era figlio di un dio che però non viene nominato e di una schiava di nome Ocresia, una donna che troppo e che era appunto nella legge la casa della famiglia da rendere qui il fisco. Quindi questo è stato lo schiavo, praticamente. Poi i romani ci dicono che molti anni dopo, quando Max Tarna, quando Servio Tullio, perché questo nome per romani non Servio Tullio basta, quando Servio Tullio era effettivamente adulto, la regina Tana, qui con uno stratagemma, riuscì a farlo diventare re. Solo per questo fisco fu ucciso una congiura. Tana qui tacque ai romani a morte del marito, disse che era solo ferito, che sarebbe rimesso e che nel frattempo nominava come reggente appunto Servio Tullio, questo ragazzo sconosciuto, figlio di Enneade, figlio di Astrea. Quando poi, qualche giorno dopo, Tanaqui, la regina, ammise che il re era morto, ormai Servio Tullio si era insediato e il potere non durava più, tanto che secondo i romani lo teneva per 5 anni. Quindi riuscì in questo modo un espediente a rendere a far sì che uno schiavo della regia diventasse re. Perché fece questo? Perché Tana degli Etruschi, secondo gli Etruschi, aveva una, secondo la tradizione antica, aveva una grande capacità di vedere i segni degli dei, e aveva visto che questo bambino, questo figlio di schiavo, era destinato a un grande impero. Ecco, secondo invece il piano degli Etruschi, Servio Tullio in realtà era un condottiero etrusco. Conquistò militarmente Roma al servizio di Gabenna. Io ho cercato di estrarre da ogni sua tradizione diverse gli elementi più importanti per ricostruire questa saga. Sto attento sia agli aspetti romani sia agli aspetti etruschi. Dicevo che c'è ancora una cosa interessante: non solo un colle di Roma è chiamato dal nome dei condottieri etruschi, cioè il Celio, la Celis Gabenna, ma anche un Campidoglio importante prende nome da uno di loro. Perché, secondo una molto antica, il Campidoglio, Capitolium in latino, fu chiamato così da Caput Auli, cioè la testa di Aulus Gabenna. Aulus Gabenna, secondo tradizione, fu ucciso a Roma e la sua testa fu staccata dal corpo e seppellita sotto il colle che oggi è appunto il Campidoglio. Quando molto tempo dopo la sua testa riemerse, perché casualmente quando stavano scavando le fondamenta di un tempio, trovarono questa testa, la trovarono incorrotta, allora chiamavano subito gli Etruschi, questo è un prodigio. E gli Etruschi dissero: il significato di questo trovamento è che Roma diventerà Caput
e cioè la capitale del mondo. E il Campidoglio appunto fu chiamato Caput Aul, testo di Aul Capitolio. Quindi vediamo che da questa saga, oggi scomparsa, oggi perduta, però secondo gli antichi almeno due dei codici di Roma sono intitolati agli eroi eponimi di questa saga. Io concluso. Se qualcuno vuole fare delle domande. Prego. C'era la continuità con gli etruschi, non a caso mettevano nel polvere tutto ciò che poteva servire per una vita nell'aldilà, non a caso era affrescato, perché loro non consideravano che questo fosse la fine, ma piuttosto fosse l'inizio. Ogni popolo in questo dava la sua spiegazione. In ogni modo noi sappiamo che per gli antichi ogni esisteva un genus logico, cioè ogni territorio era governato da un genio, uno spirito, e al tempo stesso però ci potevano essere anche gli spiriti negativi che cercavano di introdursi da zone che invece erano riservate al culto, quindi si poneva nell'immagine un po' troppo alta con la funzione di innanzitutto ho apprezzato del grande Lois la sua considerazione sulla forza geomagnetica dell'Italia, perché tra l'altro è contenuta anche nel capitolo del mio commento a quella parte dell'egloga di allora dico, ho apprezzato il fatto della considerazione geomagnetica della terra italica, perché è anche una considerazione che feci su una delle egloghe di Virgilio, dove lui commenta un passaggio tratto dalle Argonautiche, in buona sostanza, no? Dove appunto Virgilio fa una considerazione su qual è la natura dello spirito di questo popolo e di questo luogo, e veniamo su questo punto qua. Allora, la mia domanda è: quindi quando nel libro si parla dell'invasione dei Celti, in quel periodo ce n'è stata una effettivamente, quindi va a collimare con questo tipo di, come posso dire, intrigo nella narrativa. Dico bene? Sì, è lo scopo per cui. Secondo gli autori moderni, i Celti invasero l'Italia nel IV secolo avanti Cristo, infatti poi ecco che più o meno in cui i Galli poi si invescono. E quindi due secoli prima e due secoli dopo, scusate, che vengono nati la saga, però Tito Livio ci informa invece che proprio all'epoca di Tarquinio, penso che anche di Lascano, ci fu un'invasione dei Galli. E questi Galli sconfissero l'esercito etrusco sul Ticino. Però per qualche motivo non si spinse oltre l'avanzata, cosa invece fece due secoli dopo, quando occupava il territorio. Allora io quindi sono ispirato a questo fatto. Tra l'altro ci sono gli scrittori moderni che sostengono che Tito Livio avesse ragione, perché hanno scoperto, cosa che spiego nell'ultimo capitolo del libro, hanno scoperto un cippo funerario etrusco che riporta l'epigrafe, il cui significato può essere appunto che la persona sepolta sotto questo cippo era uno zilat. Ora lo zilat era un personaggio molto importante, lo zilat era un dittatore militare, uno
Shogun in Giappone, che era un personaggio che aveva i pieni poteri militari e civili, era la massima carica che non potesse aspirare un uomo che era giusto, era un dittatore sostanzialmente, però eletto regolarmente. E gli Zir erano dominanti in un periodo di grave crisi, cioè quando c'era un pericolo ci andava un Zir per il militare. E quindi il fatto che proprio all'epoca, che è narrato nel romanzo, abbia nominato un Zir qui vicino a Bologna, un Zir a Camisa, potrebbe significare appunto che c'era un pericolo militare imminente. Questo pericolo poi per due secoli si allontanò dall'Italia, ritornò all'epoca del famoso sacco di Brenta. So è che la donna presso gli Etruschi aveva un ruolo che per i romani addirittura scandaloso, era qualcosa di che i romani, i greci erano un po' particolari, un po' quelli, molto liberi per questi aspetti e molto, come dire, molto restrittivi per altri. Infatti nel romanzo, per esempio, descrivo un banchetto al quale partecipano anche le donne e in questo banchetto ci sono degli spettacoli abbastanza ricchi che per romani erano impensabili, per tutti erano qualcosa di logico e naturale, ma sicuramente di una sensibilità completamente diversa da quella dei romani. Quindi personalmente io penso che lui la ostasse a quello che lei ha detto, però le tracce sicure non le hanno. Però con assoluta certezza non mi sembra che ci fossero fonti che lo riferiscono da questo sacco. Comunque, se è vero che gli Etruschi provenivano dalle zone atopiche, là c'erano, quindi potrebbero rapportare qua in Italia. Poi però, come dico, qua in Italia possono trovare un ambiente meno favorevole, perché sicuramente i popoli stanziati da lungo tempo, come greci e romani, erano accomunati invece da un'assoluta negazione di questo. Sono adattati. Volevo chiedere, l'integrazione fra romani e Cristo, che comunque è andata avanti nel tempo, perché abbiamo proprio delle
caste, come quelle, diciamo, degli etruschi, che erano etruschi. Quindi come funzionava? Perché effettivamente hanno delle, diciamo, dei costumi molto diversi, certe cose, e, però diciamo che in certi settori continuano come a convivere e vengono riconosciuti per un certo periodo di tempo prima di avere una funzione totale. Gli etruschi, stando a quello che si pensa oggi, che ho fatto anche dicendo qui nel capitolo finale, a differenza dei greci, furono orgogliosi di essere assorbiti dai romani, perché mentre i greci avevano una storia effettivamente, possiamo dire, gloriosa, perché i greci avevano una civiltà sicuramente avanzatissima e con Alessandro Magno, Alessandro Magno era un mezzo barbaro, però comunque era diventato un greco a tutti gli effetti, quindi era anche conquistò un grande impero. Quindi i greci avevano un motivo molto valido per conservare la loro tradizione, per conservare la loro diversità rispetto ai romani. Gli etruschi, stranamente, no, gli etruschi non difesero la loro diversità, gli etruschi furono assorbiti completamente. Tuttavia, l'imperatore Claudio ha sposato in seconde nozze una donna etrusca, ed ecco il motivo per cui ovviamente conosceva così bene la tradizione degli Iberi, tanto che ne parla nel discorso al Senato che vi ho citato. La integrazione fra romani e etruschi avvenne nel senso che sostanzialmente i romani si impadronirono di tutte le conoscenze degli etruschi e, tra virgolette, in cambio, perché non so se fu una farma, gli etruschi lo considerano quanto sempre così, diedero loro l'ingresso a pieno titolo nel loro mondo romano, cioè gli etruschi erano la vista civis romana, una cosa che non era da poco, e gli etruschi in qualche modo, questo non possiamo, diciamo che almeno apparentemente si assorbirono completamente, non difesero tutto, però sappiamo prima, che difesero la cosa fondamentale per loro, cioè la loro antica religione, tanto che vediamo che essa si protrae tranquillamente per il migliore, come ho detto prima, e stando a quello che ci dice Lella, che ho citato, addirittura fino alle soglie di particolarità. E tanto che poi, diceva appunto Giovanni Feo, che abbiamo una settimana fa, ci sono dei paesi dell'Etruria che ancora festeggiano delle sagre che sono chiarissimamente di origine pagana. Tutte le nostre festività cristiane sono quali più, quali meno adattamenti di visibilità pagana, però pare che nel tuo le cose grandi, certo, veramente conservato, pare, costumare molto. Molto probabilmente la grandezza del popolo etrusco non è ascrivibile alla totalità del popolo, ma è determinata da una casta che custodiva determinate conoscenze molto importanti, molto evolute, però numericamente questa casta non è detto che fosse così consistente, per cui se i romani hanno trovato il modo e la maniera per apprendere ciò che questa casta aveva da insegnare, hanno preso il cuore della civiltà etrusca, poi il resto della civiltà non aveva un grosso significato, perché è vero che hanno dato ai romani l'arco, ma l'arco, la capacità di costruire architettonicamente, di fare delle costruzioni orientate astronomicamente, sono una ricaduta in realtà, cioè sono un'applicazione tecnica, quindi di artigiani che imparano degli elementi residuali da una casta di sapienti, ma se la casta di sapienti è poco numerosa, per questo dicevo prima che non ci sono tracce di una immigrazione violenta dagli etruschi, perché se è venuto un popolo dall'Anatolia, mio Dio, non è che quelli che erano qua, gli autoctoni, dice che bello, venite, adesso ci fondiamo, ci sarebbero state tracce cruenti di scontri o di cose, poi risolti sia a favore degli etruschi, ma scontri cruenti. Non è verosimile che arriva una popolazione e non restano tracce di
di queste cose. Quindi è più verosimile che sia arrivata, che siano arrivati degli elementi di una casta che hanno portato delle conoscenze. Se io prendo il MIT americano, il Massachusetts Institute of Technology, che saranno 3-4 mila persone, non so quanti sono, e lo trapianto in Italia, faccio una rivoluzione epocale, perché lì ci sono le conoscenze. Se prendo l'università di Harvard, mi bastano 5.000 persone per la grandezza attuale degli Stati Uniti, in parte è dovuta alla sciagura di Hitler, che ha fatto scappare gli ebrei che avevano le conoscenze in termini di fisica, di medicina, di astronomia, per cui hanno contribuito alla grandezza del popolo americano. Ma se non ci fosse stato Hitler, che ha favorito questa fuga di cervelli, come accade a noi, non sarebbe questo. Quindi è molto difficile per noi oggi, che abbiamo una visione molto democratica, egualitaria, il popolo, le cose, rendersi conto di come possono essere andate le cose, anche perché la conoscenza a quell'epoca era assolutamente segreta, persino quella artigianale era segreta. Fino a poco tempo fa esistevano i segreti di bottega, dove gli artigiani trasmettevano ai loro apprendisti, fossero liutai o qualunque altra cosa, delle cose. Per cui il problema era il sapere, mentre e il tipo di sapere che custodivano queste persone, perché la divinazione è un aspetto, ma l'altro aspetto sono i fulguratores, cioè dei sacerdoti etruschi che secondo la tradizione avevano la capacità di controllare il fulmine. Allora delle due l'una: o era vero, oppure non trattavasi di capacità di controllare il fulmine propriamente detto, ma avevano trovato delle armi, non lo so, qualche cosa di simile alla polvere da sparo di cui i cinesi erano in possesso molto prima di noi, che dal punto di vista dell'esercito garantiva la vittoria e le cose. Però è chiaro che sono conoscenze custodite da una casta molto ristretta. Se riesco a impossessarmi di queste conoscenze, il gioco è fatto, poi il resto della popolazione conta poco, no? Sì, sicuramente grazie a questo apporto, a quanto pare dall'Antonio, c'è un sacco di qualità da tempo di vita nobiana, un bellissimo tempo. E comunque la scomparsa della civiltà è giusta un parallelo di un'opera con i genti. Esatto. Un altro popolo importantissimo che ha informato di sempre più tutta l'Europa del Nord, compresa l'Unione Padana. Sono scomparsi come regni, come stati, non neanche stati per prima degli stati, non erano formalmente delle confederazioni di popoli. Però hanno informato di sé tutta la cultura medievale, tutto il Medioevo, si può dire che è un mix di cultura germanica e celtica, con un forte apporto sicuramente anche dal latino romano, ma tuttora per esempio la Francia è orgogliosissima delle sue ascendenze celtiche. Ma tutte le conoscenze rimangono ai bardi, alla casta dei bardi, cioè se togli quello, dice, facevano delle belle spille, sì. Perché la famosa festa di Apollo, ma perché avevano delle conoscenze astronomiche, calendariali e Dio solo sa quant'altro. Non ricordarmi che lì hanno scoperto il calendario celtico. Certo, neanche noi sappiamo rifare uno Stradivari, però uno è un gioiello, quell'altro è un violino. Invece qui parliamo di conoscenze che hanno costruito degli imperi, cioè che sono stati all'origine della costruzione di imperi. Una civiltà notevole è la loro, quella degli Etruschi, ma poi Roma ha assorbito la conoscenza, e quando io ho succhiato il midollo, dopo del resto non me ne frega niente. Questo è il punto. Infatti la capacità di Roma è stata soprattutto quella di assorbire. Per quello che riguarda l'elemento greco, i senatori romani avevano degli schiavi greci che erano i professori dei loro figli. I pedagoghi. Nel 1982 sono andato a Trevi, e Trevi è una città
sistema per approvvigionare di acqua Perugia che tutt'oggi sarebbe quasi ineguagliato, nel senso che sì, non potremmo sicuramente riprodurlo, però avere un'idea simile, praticamente non riusciva a sfruttare ogni goccia di acqua piovana a questo sistema fino a garantire alla città la bellezza di, ipotizzando i 5 abitanti dell'epoca dell'Augusto Perusi, di garantire circa 20 litri di acqua al giorno per ogni abitante dell'acqua piovana attraverso un sistema di drenaggio, dell'acqua, era assolutamente geniale. Ecco, noi possiamo rifare, sarebbe chiaro, però inventarlo ex novo, creare questo sistema, perché quello di Perugia è che Perugia sorge su dei colli, alla base ha delle sorgenti, ma l'acropoli è in cima, se si viene assediato chiaramente si vuole in cima dietro le mura, e lì non c'è acqua, l'acqua è in basso. Allora appunto gli ingegneri etruschi di Perugia idearono quella che lui ha scoperto scavando sotto la cattedrale che ha ricostruito, grazie al quale dall'acqua piovana, riuscivano a ottenere circa 20 litri di acqua al giorno per ogni abitante. Infatti ci sono le famose cisterne che possono essere anche disperate. Perché esistono ancora oggi, sia in Romagna che in posti etruschi esistono. Ma il sistema geniale di drenaggio dell'acqua che viene sfruttato praticamente ogni goccia di acqua più grande. Se ne sono altre domande?